Complimenti, Carmen. Ciao Carmen! Bella. Allora, io volevo parlare, tanto poi ci racconterai il tour, perché io sono stata a guardare, a vedere il tour a Roma, è stato straordinario. Grazie. Anche perché ti sei confrontata non soltanto con le tue canzoni, ma anche con altri artisti. E questi poco lo fanno, cioè ti sei messa in gioco su canzoni e hai celebrato ancora una volta la musica italiana, come farai questa sera con un pezzo di Ivano Fossati. Sì. Due anni fa, Sono solo parole, il connubio con il grande Gaetano Curati dell'Estadio. Quest'anno la scelta di stare da sola, però di celebrare ancora una volta un artista come Ivano. Sì, io guarda, io non volevo celebrare uno solo, perché collegato a questa canzone, ci tenevo a sottolinearlo, perché non vorrei che nessuno pensasse che l'ho dimenticato, non la voglio citare. Ci sono due grandi artisti, che uno è l'autore del pezzo, che è Ivano Fossati, e l'altra è una grande interprete donna della musica italiana, che è Mia Martini, che io personalmente amo alla follia, e spero di sentirmi meno sola stasera sul palco pensando a lei, che come una grande donna ha messo la sua vita e la sua anima a servizio di una passione come la musica. Anzi, volevo salutare Loredana Bertè, dirgli che è una grande. Detto questo, questa sera sarà bello. Io penso che la musica italiana ha bisogno di una ventata di freschezza, però senza dimenticarsi della grande musica che ci ha preceduto. In realtà anche questo viaggio a Londra non era per disconoscere quello che ho fatto prima, insomma la collaborazione con Fiorella Mannoia, Nell'amore si odia, con Vasco Rossi, Porta a perdere, e Gaetano Curreri. Secondo me la musica italiana deve recuperare la dimensione un po' più ludica, ecco, della musica, ma non ci dimentichiamo che grandi cantautori italiani che popolano l'etere, via etere, grazie a voi, il nostro spazio nazionale e anche internazionale, perché alcuni sono famosi moltissimo anche all'estero, perché hanno il loro gruppo di ascolto. Ci permettono di fare della musica poesia. Stasera sarà durissima, ma io cercherò di dare il massimo e di valere almeno un centesimo di quanto valgono Ivano Fossati e Mia Martini.